Ha trascorso la notte arrampicato su una delle putrelle che reggono il tetto del capannone industriale della Smim Impianti in contrada Piana del Signore. Minaccia di buttarsi se non avrà risposte immediate sugli arretrati da percepire sul suo futuro. Lui è Matteo Guerrieri, 45 anni, niscemese, sposato e padre di 3 figli. Nonno lavora da gennaio e non percepisce né salario né cassa integrazione da 8 mesi, cui si aggiungono una 13esima e 2 14esime non pagate. Guerrieri ha messo in atto il suo gesto ieri dopo pranzo. Sul posto sono accorsi molti colleghi di lavoro, la polizia e un'ambulanza. I vigili del fuoco hanno collocato a terra un grande materasso pneumatico. La bambina, sono arrivata a casa, mi fa ieri: papà, ma te l'hanno dato il lavoro? Hai trovato qualcuno che ti ha dato il lavoro? Qualcuno che ti ha fatto guadagnare i soldini? Papà, perché domani c'è la recita, dobbiamo pagare la sarta perché dobbiamo fare il vestitino della recita. Lei si rende conto che mi avrebbe sputato in faccia, proprio ho perso la dignità di uomo, di padre, di lavoratore, perché non c'è lavoro, non c'è soldi, e le banche mi chiamano che vogliono i soldi, perché purtroppo oggi sto fatto, essendo che prendevo un investimento di 1.100 euro al mese, ho rifatto casa, ho sistemato le camerette dei bambini, che non avevo neanche le camerette dei bambini, e dormivamo 5 in una camera, e ho messo un po' di debito, ho fatto quasi 40.000 euro di spese. E lei considera che le banche mi stanno salendo addosso. Fra poco non so se si verranno a prendere i mobili, se si verranno a prendere la camionetta dei miei bambini. Si mettono nei miei panni, ma in che stato viviamo? Dove viviamo? La Smim Impianti, come tante altre ditte dell'indotto gelese, è ferma con 110 dipendenti in mobilità e 18 in cassa integrazione a seguito della chiusura della raffineria, che, abbandonata alla lavorazione del petrolio, attende di essere riconvertita nella produzione di biocarburanti. Intanto CGL, CISL e UIL hanno ottenuto la convocazione della Smim Impianti per domani alle 17 in prefettura. Il sindacato ribadisce l'esigenza di porre fine ad un comportamento lontano dal mondo del lavoro da parte delle istituzioni politiche regionali, che avevano e hanno il dovere di dare risposte chiare e nette in riferimento a tutte le misure di sostegno al reddito, così come l'ENI deve assumere un comportamento leale con la città. Se i cantieri sono stati avviati e gli appalti affidati, tutto deve essere visibile e quindi riscontrabile.